One Podcast. The Butterfly Effect, il grande effetto delle micro scelte. Buongiorno, sono Mario Moroni, benvenuta, benvenuto al Caffettino, il nostro podcast quotidiano che in un espresso di innovazione in meno di 5 minuti affronta la notizia del giorno da commentare insieme. Oggi però è venerdì e c'è la puntata del Caffettino un po' più riflessiva, non news, e oggi, forse perché sono anche a Lucca, vorrei partire da questo titolo, The Butterfly Effect, ma soprattutto all'interno del nostro mondo del lavoro, all'interno delle nostre iniziative, quindi mettiti comodo, che cominciamo subito. Sarò stato influenzato dal tema di questa 58esima edizione di Lucca Comics and Games, dove, sapete, ogni anno modero panel e cerco di scoprire e talvolta sopravvivere a mondi nuovi, ai mondi che il mondo del comics, del games, ma non soltanto, ci mettono davanti. Oppure sarà che mi piace pensare che le piccole cose siano fondamentali e spesso lo sottovalutiamo, no? Vorrei parlarvi di questo grande effetto delle micro scelte, di quanto noi ogni tanto ci dimentichiamo di quanto valore hanno. Ogni decisione che prendiamo è come un sasso che cade in uno stagno, crea delle onde che si propagano e vanno lontano, molto lontano. Pensateci, quante volte nella vita ci siamo trovati davanti a una decisione piccola, che sembrava insignificante. Parlo di quei momenti che quasi non notiamo, come rispondere a un WhatsApp, a un messaggio, andare a un evento a cui ci hanno invitato magari all'ultimo cambiando idea, oppure fermarsi a scambiare quattro chiacchiere con una persona che magari non rivedremo più e ci sembra in quel momento inutile. Eppure è proprio da queste scelte che può partire una nuova direzione. Come vi dicevo, sono a Lucca in questi giorni e tra l'altro sono qui grazie ad una piccola decisione di 7 anni fa, un ok dato a un imprenditore, a un collega che aveva necessità di fare un'attività su Twitch. In realtà 7 anni fa avevo sottovalutato le reazioni, le lavorazioni e dove mi avrebbero portato. Tra l'altro non ero mai stato a Lucca Comics and Games, per cui diedi un ok sottovalutando tutta una serie di ok successivi. Quindi pensiamo anche alla carriera. C'è sempre un momento in cui si ha la sensazione che ogni passo sia obbligato, che non ci sia spazio per la spontaneità, che non si possa cambiare idea, ma quante volte è da una piccola variazione sul percorso o un errore oppure una deviazione inaspettata che nasce qualcosa di nuovo. Magari chiediamo consiglio a una persona che stimiamo, magari proviamo un'attività diversa da quelle solite e quella micro scelta apre una nuova strada che ci porta verso una direzione che non avevamo neanche considerato. E poi diventa importante e poi diventa quasi vitale, appunto, come sta succedendo a me in questi giorni, 7 anni dopo. E lo stesso vale per le persone che incontriamo lungo la strada. Quante volte qualcuno che sembrava non avere nulla in comune con noi ci sorprende e ci arricchisce, no? Accade davanti a un bicchiere di vino, davanti a un caffettino, davanti a una chiacchierata che non si sarebbe dovuta fare. Sono proprio questi gli incontri che sono il nostro vero carburante di crescita, che sono la discontinuità tra le cose che facciamo ogni giorno in maniera ripetuta. Però attenzione, dobbiamo essere aperti a farlo, non chiusi, non rintanati. È il momento di scegliere, di parlare con qualcuno che non conosci, di ascoltare una storia nuova e ce lo meritiamo. Ecco il mio consiglio per oggi. Teniamo traccia dei momenti che abbiamo creato partendo da queste micro scelte. Fermiamoci un attimo ogni tanto e guardiamo indietro per chiederci: ma da dove è cominciato tutto? Potrebbe sorprenderci scoprire che a cambiare il corso delle cose non sono state solo le grandi decisioni ragionate a tavolino, quelle dei grandi schemi, dei PowerPoint, dei business plan,
ma anche e soprattutto quelle piccole, a cui spesso non facciamo caso. Il vero effetto farfalla, secondo me, è questo: un viaggio tra le micro scelte che fanno la differenza. E voi, qual è stata la vostra ultima micro scelta che vi ha portato su una strada nuova? Questo è il caffettino, che è anch'esso figlio delle micro scelte, delle piccole scelte, nell'agosto del 2017. Ogni giorno, 7 puntate alla settimana, 365 giorni l'anno. Sono qui, ci sono anche domani, anche su Radio Capital, domani mattina, e poi puntata del caffettino a due voci. Anche se sei a Lucca, ci vediamo qui, mi raccomando. Buona giornata!